Dio e per la grazia di Dio il Signore ci sta guidando. Noi abitavamo nel nord Italia con mia moglie e le bambine, e dove per la grazia di Dio servivamo il Signore nel nord Italia, soprattutto predicando il Vangelo nelle strade, predicando all'aria aperta per la gloria del Signore. E io posso dire che questo è un grande miracolo che Dio ha fatto nella nostra vita, nella mia vita, perché io prima ero un ribelle, una pecora smarrita, ero un bestemmiatore, a mia vergogna lo dico, ma oggi per la grazia di Dio predichiamo l'Evangelo di Gesù Cristo come Lui ci guida fuori dalle quattro mura in ogni luogo, perché questo mondo ha bisogno di udire la parola del Signore. Amen. E il Signore, per la sua grazia, ci ha riscattati dalle tenebre, ci ha condotti, ci ha portato nella sua mirabile luce per annunziare le sue virtù. Amen. Lui ha messo in noi il suo spirito affinché ognuno di noi possa essere un messaggero di Cristo in mezzo ad un mondo che muore. Gloria a Dio. Alleluia. Alleluia. Noi abitavamo in provincia di Genova, in Liguria, nel nord Italia, che è una zona, possiamo dire, umanamente parlando, un po' arida per l'Evangelo. Molti cuori sono duri, sono freddi, però il Signore in questi anni ci ha sostenuto e ci ha dato il coraggio di uscire nelle piazze, alleluia, nelle strade, nei mercati, alzare la Bibbia e dire: Gesù è lui. Salvezza, chi ha orecchie da udire ora, alleluia. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Così, in un modo semplice, gloria a Dio, come lo Spirito Santo ci dà da parlare, amen. Perché non è l'uomo che parla, ma è lo Spirito Santo. Quando noi ci siamo arresi al Signore, amen, fratelli e sorelle. E per noi è una grande gioia essere qui con la mia famiglia. Dio ci ha messo in cuore di trasferirci qui a Napoli. Dopo essere stati tanti anni nel nord Italia, io ho vissuto tantissimi anni in Liguria, e negli ultimi 3 anni, per la grazia di Dio, il Signore mi ha dato il privilegio di andare in tante città del nord Italia, Torino, Milano, Bergamo, e tante altre città, Firenze, eccetera, eccetera, a predicare nelle piazze, a gridare ai quattro venti, alleluia, che Gesù è l'unica salvezza, che Gesù è l'unico, il figlio di Dio che è morto sulla croce, alleluia, ha dato il suo sangue per redimerci dei nostri peccati. E lo gridiamo nelle piazze, nelle stazioni, in ogni luogo del nord Italia. Dio ci ha guidato e ci guiderà ancora. Amen. Ma ora siamo qui a Napoli per la volontà del Signore. Io ringrazio Dio per questo. Io mi sento in famiglia veramente con i figli di Dio a Napoli. Io sono nato in Sud America, in Cile, mia moglie è nata in Brasile, e posso dire, Dio mi ha dato grazia di predicare nelle strade in Sud America, in Cile ho predicato tanto, anche lì in Brasile dove è nata mia moglie, e spesse volte il Signore mi guidava nel centro della città in Brasile a predicare anche con qualche fratello. E però quello che vedo a Napoli è particolare, ci sono dei cuori veramente sensibili in questa città, e io mi rallegro anche nel vedere tanti giovani disposti che Dio sta suscitando, alleluia, gloria all'Eterno, benedetto il nome di Gesù. Stiamo vedendo, alleluia, un'opera che Dio sta facendo, sta suscitando dei giovani e meno giovani con un desiderio, un fuoco nel cuore, alleluia, per uscire fuori. Amen. Prima di tutto uscire fuori dal mondo. Amen, fratelli. Il Signore ci chiama a uscire fuori dal mondo. Amen. Se tu vuoi uscire a predicare Cristo, prima devi uscire dal mondo, perché se non esci dal mondo non puoi uscire fuori nelle strade a predicare Cristo. E il Signore ci ha strappato da questo mondo malvagio, da questo mondo peccaminoso, da questo mondo corrotto, che sarà, alleluia,
Perciò, fratelli cari, Chiesa del Signore, non attacchiamoci al mondo e alle cose del mondo. Prima Giovanni capitolo 2 dice, lo conosciamo tutti, non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è lì. E questo è il virus, possiamo dire, la malattia spirituale che sta colpendo molti credenti negli ultimi tempi. Si stanno conformando al mondo. Gesù ha detto: l'amore di molti si raffredderà. Perché manca l'amore, l'amore di Dio? Perché a volte si ama di più il mondo, le cose del mondo. Sappiamo quali sono, fratelli, le cose del mondo. Le vanità, i desideri del mondo, i piaceri del mondo, i pensieri del mondo, le mode del mondo. Ma noi non siamo di questo mondo, noi siamo della nuova Gerusalemme. Alleluia. Vi posso raccontare brevemente? In questo mondo malvagio io non ho mai trovato la gioia che solo Gesù Cristo mi ha dato. Alleluia. Una gioia che va al di là di ogni conoscenza. Io prima giravo nel mondo, prima di conoscere Gesù, ero come un vagabondo, giravo nei paesi e cercavo qualcosa che mi riempisse. Io sapevo che ero vuoto dentro di me, io sapevo che c'era qualcosa che non andava dentro di me e io non capivo. Allora cercavo la gioia, la felicità nei divertimenti del mondo. Ma fratelli cari, sorelle cari, non l'ho mai trovato nelle discoteche, nel calcio, nella televisione, nelle amicizie del mondo. Tutto è vanità, vanità delle vanità. E oggi posso dire, per la gloria del Signore, tutto è tanta spazzatura davanti all'eccellenza della conoscenza del mio Signore Gesù Cristo, per amore del quale ho perso tutto, per la gloria di Dio. Tutto quello che avevo prima l'ho perso, ma alleluia, ho guadagnato anche lo Signore. E ogni giorno voglio stare in comunione con Lui, perché fuori da Lui, come diceva il canto, c'è solo morte, c'è solo perdizione. Vi posso raccontare brevemente? Fin da piccolo io sono cresciuto in una famiglia dove l'Evangelo era arrivato, in Cile. Io addirittura degli zii pastori, degli nonni, posso dire, pastori. E mia mamma, fin dalla mia tenera età, mi ha portato nei culti, nelle comunità. E fin da piccolo un seme potente della parola fu piantato dentro di me. Ma io ero ribelle. Venivo ai culti, il mio corpo era nei culti, ma la mia mente, la mia anima era lontano dal Signore e lontano dal culto. Finché a una certa età, più o meno i 14, i 15 anni, io mi ribellai veramente. Mia mamma mi diceva: Stefano, andiamo al culto, andiamo alla chiesa. E io non volevo andare. Iniziai a ribellarmi, a maltrattare con le parole mia madre. E dicevo: ma che culto, ma lascia per, io non ci ho bisogno. E mi rinchiudevo nella stanza con la musica diabolica, a fumare, a bere, e tanti pensieri diabolici. Oggi lo so, prima non lo sapevo. Tanti tenebre venivano nella mia mente e mi mettevano dei contrasti contro l'Evangelo e contro i pastori. Io avevo degli zii pastori e quando io ero lontano da Dio mi venivano pensieri malvagi per criticare il pastore. Il diavolo costruiva le fortezze nella mia mente e io mi ribellavo. Venivano i fratelli in casa, loro dicevano pace, pace, venivano a pregare con i miei genitori, io dicevo guerra, guerra, e giorno per giorno veniva un odio dentro di me. Io odiavo tutti i fratelli, odiavo la mia stessa vita, pur avendo 20 anni, 25, io non volevo vivere. E il diavolo mi trascinava nelle strade dei vizi, dei peccati, delle cattive compagnie. E per 10 anni, ascoltate, sono stato, come diceva il canto, lontano da Gesù, lontano dalla Chiesa, per tanti anni, dai 15 ai 25. Io ero triste, ero depresso e spesse volte nella mia mente mi venivano dei pensieri di suicidio, dei pensieri diabolici. Per tanti anni io non
non riuscivo a avere pace, pastore, nella mia mente, né giorno né notte. Di giorno ero tormentato, di notte avevo gli incubi, e spesse volte mi svegliavo sul tipo delle presenze malefiche, ma io non capivo, io ero morto nei falli e nei peccati, non capivo. Però in tutti quegli anni di oscurità c'era un papà e una mamma che pregavano per un figlio smarrito. Alleluia! E le loro preghiere avevano un effetto soprannaturale davanti al trono della grazia. Alleluia. Io non lo sapevo, ma tante volte, alleluia, il Padre Celeste mi liberò dalla morte, fratelli. Satana mi voleva uccidere. Tante volte sono stato liberato da attacchi mortali che io in quel periodo non capivo, ma adesso, alla luce dello Spirito di Dio, capisco come l'Eterno ha avuto pietà di me. Perché se io morivo in quella condizione me ne andavo diritto all'inferno, pur essendo stato nella chiesa evangelica, nipote di pastore, alleluia, pur essendo tra virgolette un frequentatore di culti, morivo e me ne andavo all'inferno. Perché non chiunque dice Signore, Signore, entrerà nel regno di Dio, alleluia, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nel cielo, disse il nostro Signore. Amen, fratelli. Io non capivo questo. Pur essendo stato da piccolo a ascoltare, non capivo, avevo un buio, una coltre, una cappa di tenebre che non capivo niente. Però c'era un seme che in quegli anni, fratelli, lavorava. Io mi ricordo che nei momenti più bui, nei momenti più tenebrosi, in cui il diavolo mi voleva uccidere, c'era una voce, ascoltate, una voce che mi diceva: un giorno la tua vita cambierà. Amen. Alleluia! Gloria. Alleluia! Alleluia! Gloria al Signore! Alleluia. Alleluia! E quella voce mi dava speranza, quella voce mi dava coraggio, quella voce mi rialzava nel buio nel quale mi trovavo, quella voce accendeva una luce nel mio cuore, ma io non capivo. Io pensavo che erano i miei pensieri positivi, ma era lo Spirito Santo. Gloria a Dio che preparava il mio cuore. Finché vi posso raccontare brevemente, perché poi ho in cuore da parte di Dio una parola da condividervi. Finché dopo tanti anni in cui giravo nel mondo, smarrito, depresso, perduto, triste, il Signore si rivelò nella mia vita con grande potenza, in un modo soprannaturale, vivente, perché io ero orgoglioso. Io iniziai a bestemmiare, io criticavo i pastori, ma un giorno quando ero in Canada, alleluia, il Signore mi strappò dalla mia famiglia, io senza saperlo, me ne andai in Canada con i miei pensieri umani, i miei progetti. Io pensavo, vabbè, me ne vado a lavorare, conoscerò una bella donna, conoscerò nuovi amici, mi divertirò. Io avevo i miei pensieri, ma i miei pensieri non erano i pensieri. Amen. Forse tu questa sera hai pensieri, ma i pensieri di Dio sono più alti, i pensieri di Dio sono più grandi. Rifiuta quei pensieri che ti stanno disturbando, ti stanno dominando. Prendi i pensieri di Dio, dichiara: io ho la mente di Cristo. Amen. La mente di Cristo, alleluia, gloria, gloria all'Eterno. Tu hai, adesso che sei in Cristo, ricevuto autorità. Amen. Per scacciare se hai fede quanto un granello di senape, dirai a quel monte: spostati, e si sposterà. Amen. Alleluia. Dio con fede. Amen. Io non conoscevo, io non capivo queste cose, ma fui trasportato, posso dire, in Canada. Voglio essere breve. Alleluia. È difficile essere breve, ma gloria a Dio nel nome del Signore. Me ne stavo andando in Canada, ma io sentivo che era qualcosa di fuori dal normale. Io sentivo qualcosa che mi spingeva ad andare in Canada. Vi racconto, sono partito dall'Italia l'11 settembre, pastore, del 2011, proprio il giorno che ci furono gli attacchi alle Torri Gemelle. Io ero seduto in aereo in Olanda, quando dovevo cambiare l'aereo da Milano a Olanda, eccetera, poi al Canada, e chiusero tutti gli aeroporti del mondo. Io non potevo più viaggiare. E io telefonavo ai miei parenti in Italia e tutti
dicevano: Stefano, torna a casa, lascia perdere, non andare, torna qui e tutto si metterà a posto. Ma c'era qualcosa che mi diceva, una voce mi diceva: vai, vai. E sentivo qualcosa che mi spingeva ad andare, io non capivo. Gloria. E vi posso dire, fratelli, quando arrivai lì, io continuai nella solita vita, bada, bevevo, fumavo, bestemmiavo. Ma un giorno speciale, che non mi posso mai più dimenticare, il 6 ottobre del 2001, gloria al Signore, ero andato in una zona della città a vedere un lavoro, gloria al Signore, e quando io uscii dalla metropolitana mi trovai in un posto dove non ero mai stato in vita mia. Era una città nuova per me, una metropoli, a Montreal. E io cercavo l'indirizzo di quel luogo di lavoro e chiedevo, ed ero avvolto nei miei pensieri carnali, peccaminosi, non volevo credere, non volevo convertirmi. Mio padre mi diceva sempre al telefono: Stefano, cerca una chiesa, vai a ascoltare la parola. Mia madre, gli dico, quando io partì dall'Italia, io avevo tutte le valigie pronte e mia mamma mi disse: tieni Stefano, portati la Bibbia. E io presi la Bibbia e disse: ma non vedi che ho le valigie pronte, non c'ho posto. E gettai la Bibbia contro il muro. Ero ribelle. Ma Dio quel giorno si liberò. E posso dire con certezza che spezzò. Amen. Spezzò l'uomo vecchio. Gloria a Dio. Amen. Perché l'uomo vecchio, chiesa, deve morire. L'uomo vecchio o la vecchia donna deve morire. Non ci devono essere scuse. No, ma io ho il mio carattere, io sono cresciuto così, io sono abituato. No, no, non sono abituato così. In Cristo sei una nuova creatura. Amen. Amen. In Cristo siamo nuove creature. Non possiamo dire: no, ma io ho quel carattere, io sono cresciuto in questa famiglia, io sono di Napoli, e allora a Napoli abbiamo un carattere così. No, siamo nuove creature. Gloria a Dio. Amen, fratelli, sorelle, siamo nati di nuovo per la grazia di Dio. La natura divina, la natura di Cristo vive in noi. Amen. Ora che siamo in Cristo. Gloria al Signore. E quel giorno, mentre io ero in Canada, me ne andai a cercare il lavoro. Chiesi: dov'è questa via? Mi disse: vai avanti un chilometro. E mentre io camminavo sul marciapiede con pensieri mondani, carnali, dopo un po' che cammino io alzo lo sguardo e vedo nel marciapiede di fronte che c'era un'insegna, un cartello che parlava di Gesù Cristo. E quella parola, io leggevo quella parola e quella parola toccava il mio cuore. E in quel luogo c'era una comunità, una chiesa evangelica pentecostale. Oh, e il mio cuore fu toccato, fratelli e sorelle. C'era un seme, alleluia, piantato nel mio cuore. E in quel momento il mio cuore si ravvivò e mi toccò il cuore. Leggevo: Gesù è la speranza. Leggevo delle parole riguardanti il Signore. Ma la mia mente carnale mi dice: ma cosa te ne importa? Ma vai avanti, vai a vedere il lavoro. Però fui toccato. E io me ne andai a vedere il lavoro e dopo circa un'ora ritornai. Mi ero dimenticato di quel luogo di culto, di quella chiesa, e me ne tornavo alla stazione nei miei pensieri. Ma mentre passavo dal marciapiede, che era circa l'una del pomeriggio, non c'era nessuno nella strada, e io vidi che la porta della comunità era aperta e mi sentii proprio attratto, sì, spinto ad entrare, e non capivo perché. E dentro di me pensavo: vabbè, tanto non c'è niente da fare a casa, mi passo il tempo, mi diverto un po', tanto sono buone persone, sono brave persone, mi aiuteranno per un lavoro. Oppure pensavo nella mia mente carnale: vado a vedere le ragazze che ci sono. E con quei pensieri entrai in quel luogo. E c'era un ragazzo con la Bibbia in mano che mi disse: Dio ti benedica. E mi iniziò a parlare di Gesù, mi evangelizzò. Era un ragazzo che mi parlava dell'amore di Dio, ma io non capivo niente e io non volevo ascoltarlo. E lui mi diceva: vieni domenica, quel giorno era un venerdì, vieni domenica, vedrai che Dio ti benedirà, Gesù ti ama, Gesù farà cose grandi, ti libererà. E io non volevo ascoltare. E lui mi diceva: vieni domenica. E io, per tagliare il discorso,
fratelli, per tagliare il discorso, dirsi vabbè, ci vediamo, ciao ciao, e io me ne fuggii, uscii fuori di corsa da quella comunità, da quella chiesa, e io me ne scappai verso la stazione. Ma mentre me ne andavo verso la stazione, dopo 30 metri successe qualcosa che io non avevo mai visto né sentito in vita mia. Io ero da solo nella strada, non c'era nessuno. E mentre camminavo verso la stazione, davanti a me ci fu come una presenza gloriosa, una presenza potente. Era come un muro invisibile. Io non riuscivo a camminare, non riuscivo ad andare avanti, non riuscivo a tornare indietro. E fui letteralmente bloccato in mezzo alla strada. E dentro di me, io ero sul marciapiede con gli occhi chiusi, c'era questa presenza gloriosa che era come se qualcuno mi fermava davanti a me. E mi diceva: Stefano, non camminare più in questa strada. Alleluia. Non seguire più questa linea. E io sentivo qualcosa di glorioso, fratello. Ancora non capivo. E fui fermato in mezzo al marciapiede e ci fu dentro di me una guerra, una battaglia terribile nella mia anima. Qualcosa che non avevo mai sentito prima. Una lotta spirituale dentro di me. E in quel momento, io vi posso dire, io ero incatenato in mezzo al marciapiede. Udì una voce, alleluia, perché il nostro Dio parla. Amen, amen, alleluia. E Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi ed eterno. E posso dire che udì una voce potente, ma piena d'amore, piena di dolcezza. E questa voce mi diceva: Stefano, torna indietro e domandali dove c'è un'altra chiesa. Una voce potente, e io mi svegliai da quella battaglia che c'era e mi sentii incoraggiato a tornare, andare indietro, ma non potevo, c'era una guerra, una battaglia, qualcosa di forte che mi legava, io non potevo andare avanti, c'era questa presenza. E in quel momento mi arrivò un'altra voce, una voce dall'esterno, io non me lo dimenticherò mai, fu come una freccia nella mia mente. Così mi arrivò come una freccia i dardi infuocati del nemico. Io non capivo. E mi diceva: ma cosa vai a fare? Ma vattene a casa, ma lascia perdere. Ma vai a mangiare, vai a dormire. Cosa vai? Diranno che sei pazzo. E mi metteva il dubbio, la paura. Mi voleva allontanare dal richiamo del Signore. E io rimasi ancora lì bloccato. Non riuscivo a muovermi. Mi sembravano tanti minuti, eppure non so quanto è possibile. Veramente. Non so se ero con gli occhi aperti, gli occhi chiusi. L'unica cosa che so, cari miei signori, che per la seconda volta, gloria al Signore, gloria a Gesù Cristo, per la seconda volta, quella voce mi arrivò nel cuore, una voce potente, mi disse: Stefano, torna indietro e domandami dove c'è un'altra chiesa. Sapete cosa è successo, cari? Quella presenza che era davanti, gloria a Dio, furono come due mani che mi presero nei fianchi. Mi presero, io sentì qualcosa di glorioso che non avevo mai sentito prima, sentì come due mani che mi presero e mi fecero girare completamente e mi spingeva a tornare indietro. Alleluia. Non era la mia forza umana, era una presenza sopra di me. Amen. Perché Dio è spirito. Amen. E Gesù Cristo dice: io sono venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. E da quella sera, cari signori, per la grazia di Dio, posso dire, il Signore mi ha fatto andare in una chiesa. Il Signore mi parlò in un modo potente tramite la predicazione. Amen. Quella sera andai in una comunità, in una chiesa evangelica pentecostale, e Dio mi parlò in un modo potente. Dio si servì di uno strumento, di un servo suo, e mi parlò. E tutto quello che non avevo compreso in 15 anni di chiesa l'ho compresi in una sera, per la grazia di Dio e la potenza dello Spirito Santo. E l'Evangelo trasformò la mia vita. Amen. E da quella sera mi sono arreso a Cristo e il Signore ha fatto un'opera grande. E oggi, per la sua gloria, per la grazia di Dio, per la gloria del Signore, con mia moglie e con altri fratelli, sorelle, andiamo nelle piazze, nelle strade, nei mercati, nelle stazioni, ovunque Dio vorrà, ad annunciare che Gesù Cristo è l'unica salvezza. Amen. Come dice
invece Atti capitolo 4 verso 12, in nessun altro vi è la salvezza. Questo è il messaggio che dobbiamo predicare. Non è Buddha, non è Maometto, non è San Gennaro, non è Padre Pio, non è Allah, non è il Dio dell'induismo, delle religioni orientali, non è la religione dei testimoni di Geova, non è il mormonesimo, è Cristo Gesù, l'unica salvezza. Lui è il figlio del Dio eterno. E oggi lo accreditiamo nelle piazze. E vi voglio dire, per la gloria del Signore, così pregate per noi. Dio sta suscitando una grande squadra di evangelizzazione a Napoli. Alleluia. E ci sta guidando ogni giorno. Stamattina, per la gloria di Dio, siamo stati a Volli, con 3-4 fratelli a predicare, col megafono, a volte senza megafono, come Dio ci guida. Siamo stati a Scampia, siamo stati in giro per Napoli e in diverse zone. E Dio ci guiderà ancora. E vi chiedo di pregare in modo particolare per un proposito che Dio ha messo nei nostri cuori, di andare regolarmente a predicare il Vangelo di Gesù Cristo nelle strade di Roma, perché Napoli e Roma è abbastanza vicino, 1 ora e mezza per venire di treno. E Dio ci sta mettendo fortemente questa chiamata, perché siamo negli ultimi giorni e prima del ritorno del Figlio di Dio il Signore vuole parlare a questa nazione. Amen. Perché il nostro Dio è il Dio della verità, il Dio dei profeti, il Dio degli apostoli, ancora oggi, alleluia, parla, gloria al Signore, e suscita degli uomini, dei vasi di terra, dove lui mette il tesoro della sua conoscenza, per portare il messaggio di Cristo a un popolo che perisce. Amen. Gloria al Signore. Benedetto sia il Signore.